fare preliminarmente presente questo. Io ignoro se il signor Lotti intende essere ripreso o meno, ma mi faceva presente il responsabile del servizio di protezione che comunque sia il signor Lotti è sottoposto alla normativa relativa alla protezione, quindi non c'è motivo né di paraventi né di nessun tipo di accortezza di questo tipo, ma penso che le riprese e le foto non siano, dato questo stato, opportuno. Specifica a lui, vuole essere ripreso o no? No. Non vuole essere ripreso. No, se telecamere a Lotti, per cortesia. No, se è possibile, se no, non so. No, è possibile. È sì, sì, va bene. Come no? Un diritto suo. Tu e delle altre parti. Eh? Suo e delle altre parti. Sì, 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 va bene. Senta, lei viene sentito come imputato. Sì, sì. Ecco, ha facoltà di non rispondere alle domande che si erano fatte, intende rispondere o no? Io credo di rispondere su queste cose, mi va di rispondere. Vuole rispondere? Sì. Bene. Quelle mi dicano delle cose. Le domande poi ci saranno fatto, come già sa, perché ha sentito come sì, si svolge ora l'esame, come test, eccetera. Prima dal Ministero, poi dalle altre parti, una alla volta. Va bene, prego, Ministero. Grazie, Presidente. Lotti, lei è già stato sentito a lungo su questi fatti nel corso dell'incidente probatorio e ha raccontato parecchie circostanze, la sua partecipazione. Però a quel punto lì... No, al microfono deve parlare. Ricorda perché di avere questo già qui, deposto, no? Sono sposto. Io volevo solo chiederle alcune precisazioni su alcuni punti. Non ho intenzione di richiederle tutto quello che lei ha già detto. Sì, sì. Le chiedo così, più per dovere, se lei in quell'occasione ha detto le cose come stanno. Però su qualche cosa non mi sono precisato. A che punto? Allora facciamo, se metto il microfono davanti a lui, però non dimentichi che lei parla alla corte, non risponde alla... Sì, sì, lo so, ma... Vabbè, insomma, se lei vuole guardare in faccia... Starò un po' più vicino. Starò un po' più vicino a cosa. Sai che venga la trascrizione in cerebro. Sì. Dai, un mistero. Le volevo chiedere innanzitutto queste sue conoscenze. Lei ha parlato a lungo nel corso dell'incidente probatorio della sua conoscenza da tanti anni con l'imputato Vanni. Io non le ho chiesto invece particolari. Innanzitutto sulla sua conoscenza del gruppo in genere, cioè lei quando ha conosciuto Pacciani, lo ricorda in che epoca? Ma quello me l'ha fatto conoscere male, quello io non conoscevo di prima. Ricorda in che epoca l'ha conosciuto, dove abitava Pacciani? Ma è la prima volta. Voglio dire una cosa, lui ha detto l'ha fatto conoscere Mario, ma Mario, devo sapere chi è, ma Mario Vanni? Sì. Che appunto, però dica Mario Vanni. Mario può essere anche un Mario, un altro Mario. Sì, lo so. Va bene. Ricorda il periodo? Ma il periodo è preciso, l'anno è preciso, non me ricordo proprio preciso. Ricorda quando lei ha conosciuto il Pacciani tramite Vanni, Pacciani dove abitava? Abitava lì sotto Montefeltro. Quindi era l'epoca? C'è una strada, si scende giù, c'è delle case, e abitava lì. A Montefeltro? La prima volta l'ho conosciuto. Lei andò a casa di Pacciani con Vanni? No, ci sono andato diverse volte a casa lì. C'è stato più di una volta? A questo di parecchi anni. Nel tempo avevo una macchina, un 850, bene. Ho capito. A quell'epoca, dopo aver preso la patente. E andava, è stato anche a casa a Montefeltro del Pacciani? Sì, un paio di volte ci sono stato. Da solo o con Vanni? No, con Vanni. Con Vanni. Poi successivamente è stato a casa di Pacciani anche quando Pacciani cambiò casa? Sì, a Mercatale, nella piazza, non mi ricordo come si chiama la via lì, insomma c'è una piazzetta, c'è la Opice, la farmacia, c'è come un coso tondo così, una aiola fatta tonda lì. E si gira per risortire per venire da si è fermato c'è. Anche a cena, a mangiare a casa del Pacciani una volta, però è preciso ora il giorno, non mi ricordo. Sarebbe strano che se lo ricordasse. C'era anche il Vanni quando si fermaste a cena. Insomma, giorno insieme a me con Piero nella casa noi tre che sarà lì nella casa di Mercatale.
Senta, lei ricorda se andavate fuori anche lei, Pacciani e Vanni, in macchina? Ma io fuori con loro non ci sono mai andato. In macchina con loro? Non nella macchina loro, innanzitutto con loro è mai stato? No. Quindi lei non è mai stato fuori con Vanni e Pacciani? No, nelle circostanze, però andavo sempre con la mia. Io. Sono le circostanze che lei ha spiegato in cui andava con la sua macchina. Io le chiedo se è mai stato in macchina con Pacciani, quando Pacciani all'epoca in cui Pacciani aveva la 500. Lo ricorda? Perché no, lei intanto... Qualche volta sono andato là quando aveva le figlie, come si chiama il posto? Andare giù verso Cerbani, il talento, non mi ricordo. Al talento. Il talento, c'erano delle monache che portavano queste figliole lì, allora erano piccole, questo è stato tanti anni fa. Tanti anni. È andato anche lei? Sì, un giorno sì, ci è andato, mi pare di avesse la 500. E andò anche lei? Però ero io, lui, due basta, per andare a trovare queste figliole. Lei e Pacciani, il Vanni non c'è? No, io no, quei giorni no. Queste ragazze erano al talento? Sì. E le figlie erano piccole, che età potevano avere? Se ci consente a noi di capire che anno era. Sono tanti anni fuori. Erano molto piccole queste ragazze. Ma non so, posso dire un'età, però. No, no, non la dica se non è sicuro. Non sono sicuro se avevano 10 anni o meno. Questo. Erano dalle suore? Sì. Sento una cosa, e sa se Vanni e Pacciani uscivano per conto loro? Questo non posso mai stare dietro alle persone. Io questo è vero. Di molto andavo via con la mia macchina per conto mio. Sicché... Vanni le ha mai raccontato di essere uscito la sera o uscito col Pacciani? Ma questo no. Non lo so. Che si è assortiti fra loro, questo non so, io me l'hanno detto. Non gliel'hanno detto. Senta. Lei andava invece col Vanni da prostitute, lei ha detto a volte. No, qualche volta ce l'ho portato, una via mezzo. Ricorda in particolare qualche posto dove andavate insieme, qualche prostituta? Una volta lo portai da lì, una via, come si chiama, verso via Fiume. Verso via Fiume a Firenze? Sì, che c'era questa Gabriella. La Gabriella Ghiribelli? Sì. E lì mi disse che voleva andare da questa donna, però si guardò in tasca e non aveva documenti, sicché quel giorno potete fare nulla. Ho capito. Lei ricorda di essere stato anche da altre donne, oltre da quella lì, con Vanni? O non no, ha? Io... Non se lo ricordo. No, non mi ricordo preciso. Quello mi ricordo bene, quel giorno sì, mi ricordo bene. Questo giorno questo... eravate lei e Vanni? Sì. E non potete andare in questo albergo perché lui guardò in tasca, non c'aveva documenti, sicché in un albergo senza documenti io non credo che ci possano andare senza documenti. Ho capito. Senta ancora una cosa. A proposito di questa Ghiribelli, dove lei dice di essere stato anche col Vanni, lei c'è stato anche col Pucci, l'ha conosciuta tramite Pucci? Ma io l'ho conosciuta tramite Pucci, mi disse questa donna, sì, se tu vuoi andare, ma si guarderò, se ho soldi per andarci ci vuole, se no, pace, non è che tutte le volte avevo soldi disponibili, non è che... Ricordo... Per il possibile, io... Vorrei al pubblico ministero formulasse domande in questo modo. Lei con chi è andato a trovare questa... E se io invece volessi chiedere se è mai stato... C'è andato col Pucci, perché è già sì, la risposta. Ora voglio dire, questo non si può fare. Ma io sono andato al Pucci e questo, vorrebbe dire, non so... Allora lasci, signore. So. Va bene. E se andava spesso insieme... Lei, indipendentemente dal fatto che ci sia stato col Pucci e col Vanni, da questa... Ghiribelli ricorda dove esercitava la prostituzione? Dove andavate voi? Ma dal principio quando me la disse il Frennato, lei verso via Fiume.
Verso? Via Fiume. Poi cambia poi posto. Poi abitava in un posto verso montagna. È stato un periodo. È stato in diversi posti. Poi l'hanno andato via su San Lorenzo, in uscita al mercato. E lì c'è stato parecchio tempo. E poi si spostò un'altra volta. Che non è che si sta sempre nel solito posto. Quindi lei poi, poi si spostò ultimamente dove ora, non so se c'è sempre in questa via che c'è una specie di storia, non so, cosa di libri. Di libri, una biblioteca. Ecco. E stanno in quella via, però io mi ricordo la via, mi ricordo che c'è. Lei ha detto che era andata a trovarla in via Tripoli, dove abita adesso, vicino a una biblioteca grande, così? Sì, ma ultimamente ora. Ultimamente ora, cioè? Ma quando ero a casa lassù, 94, 95. Prima in tutti questi altri luoghi. Lei ha detto che era stata anche a un albergo all'Hotel Spagna, è così? Lei lo ricorda? Sì, ci andava, sì, verso Piazza Amata, sì. Quindi con Piazza questa Maria, donna... Non mi viene, Piazza Santa Maria Novella. Questo Hotel Spagna in Piazza Santa Maria Novella? No, non proprio lì, si va su, a un certo punto si gira, e c'è gli alberghi, e c'è la vicinanza, sì. E c'è questo Hotel Spagna. Senta una cosa, con il Pucci, oltre che... ha detto lei, mi ha fatto conoscere la Ghiribelli, prima andavate da altre prostitute? Si ricorda se andavate da altre? C'era tante, quella via Benedetta, ora mi ricordo la via per bene, non è che c'era diverse. Andavate anche con il Pucci da altre prostitute? Questa è la domanda. Ma se lei dice la verità, lui non dica a andarci a queste, erano un po' più anziani. Erano più anziane e lui gli piacevano meno. Ma dica a lui proprio giovane. A questo al Pucci? Sì, sì. Salotto, un po' di voce. Più voce. Hai capito? Sì, 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 va bene, scusi. Senta una cosa. A proposito del fatto che Vanni venne con lei una volta da questa Ghiribelli, lei sa se il Vanni frequentava con lei o da solo altre prostitute? Gliel'ha mai detto, l'ha mai capito, ha mai sentito? Ma c'era, aspetti, c'era una via La Scala, piccolina, che lì mi fece conoscere loro, io non sapevo. Fece? Fece conoscere Mario, Vanni. Gliela fece conoscere questa a lei? Questa una piccola, però a quell'epoca lei è anziana, sicché non è... Ci sono andato diverse volte con lui da questa donna. Con Vanni da una donna prostituta piccola, ha detto in via? Via La Scala, c'è una porticina, però il campanello, il numero non mi ricordo quale di è. Era un'anziana piccola e questo ricorda molto tempo fa o in tempi recenti? No, questo è di parecchio tempo. Poi ho conosciuto un'altra donna, quella che già aveva GT. Una che aveva un GT? Un GT rosso. E ci andava con Vanni? Sì, diverse volte siamo andati da questa donna. Ricorda molto tempo fa o in tempi recenti? No, questo è di parecchio tempo. Poi ho conosciuto un'altra donna, quella che già aveva GT. Una che aveva un GT? Un GT rosso. E ci andava con Vanni? Sì, diverse volte siamo andati da questa donna. Ricorda il nome di questa prostituta o dove si prostituiva? Aveva un GT, quindi lei ha visto la macchina? Aveva due macchine. Aveva due macchine questa donna? C'aveva un 1.300 e un 1.600, una giù, aspetta, un Alfa Romeo coupé. Scusi, lei dice che sa le macchine perché le ha viste o perché si prostituiva in macchina questa donna? No, la mi portava lei a casa sua. Ah, allora... andare oggi, andare domani e poi l'ho riconosciuta la macchina per bene. Ho capito. E dove abitava questa donna? Ma in preciso, perché c'è una via, quattro giri, di fa una dove via. La incontravate voi? Sempre via La Scala. Via La Scala. Lei la stava da una parte con la macchina. E vi faceva salire in macchina sia lei che Mario Vanni? Lei mi disse che non poteva far salire il cliente in macchina, però poi mi faceva portate. Salire io.
E poi quando andavate in casa di questa donna, andavate insieme o uno alla volta? No, si andava su e uno gli aspettava, c'era una salettina e poi quando gli era il turno gli andava. Mi ricordo se gli era il primo o il secondo piano. Questo... A Firenze comunque? Sì, sì. La strada. Aspetti, non Porta Romana, c'è un'altra via. Porta Romana? Non Porta Romana, c'è un'altra via di sotto. Via Torquato Tasso, per caso. Di fronte così si girava in su e poi si girava così, poi in su. Insomma, si faceva delle svolte, un meno zentere preciso. Quando andavate da queste prostitute era di giorno o anche di sera? No, anche diverse volte siamo andati di notte. Di notte? Però ci sono andati anche con Fernando. Anche. C'è stato sia con Fernando che con Vanni. Lei ha mai avuto occasione di vedere, di capire o ha saputo da Vanni se aveva particolari tendenze o preferenze nei suoi rapporti con le prostitute? Lui si va a fare di dietro la terapia. Questo chi gliel'ha detto? Quello l'ha detto lui. Gliel'ha detto lui? Poi se l'ha fatto no, perché io non c'ero di dentro insieme. Così le raccontava lui? Lui me l'ha raccontato così, io. Sa se ha mai visto o gli ha mai raccontato qualcuno o lui stesso se usava vibratori? Quelli l'ho visti anche a volte, di quelli bianchi con le batterie. Come? Quelli io me ne intendo perché ho visto così, non è che si... Ce l'aveva Mario? Sì. Dove l'ho visto, l'ho fatto vedere qualche volta. Gliel'ha fatti vedere lui? Lei ricorda in quale occasione? Dove ce li aveva? Dove li ha visti? Gliel'ha fatti vedere lui o li ha visti casualmente? No, li ho visti anche in casa sua, quando stava verso la piazza, in piazza in dell'orologio. In casa sua? Cioè lui glieli ha mostrati? No, fatti vedere così. Ricorda dove li teneva? Lei in una deposizione ha spiegato proprio che li aveva visti in una casa, ha dato più particolari, li ricorda? Dove li teneva? Dove li teneva nascosti? Io se l'ho visto la prima volta l'avevo a mano, lo fece così, però non era una cosa normale. Ne aveva però più... si sente un rumorino, si sente roba. Ne aveva più d'uno o uno soltanto? Questo io ho visto quello lì, poi se c'è altro non so. Io le faccio presente come contestazione che in una deposizione esattamente resa al PM l'11/2/96 lei dice: ho visto il Vanni in possesso di vibratori, me ne ha fatti vedere due, ricorda? Lei dice, ora, ultimamente, ora come fare a darmi preciso? Però lei ha detto, me ne fece vedere due, uno era bianco ed uno sul marroncino, è così? Poi, guardate, ora... L'ha detto lei? Sì, 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 va bene, va bene. No, va bene. Sì, sa, no. Lo ricorda che sì, è così? Sì. E lei ha anche descritto dove li teneva? Dice lei... In un cassetto, ora... in un cassetto dove? Ma in cucina, c'è il salottino, detto... Vuoi a guardare il speciale della roba? No, io non so. Sì, ma ebbe occasione perché li tirò fuori da questo cassetto o fu la sua curiosità che li no, andò? Io no, no, io. Lei dice li teneva in una cassettina per non farli vedere alla moglie, così? Ma per me è questo. Poi, è un'impressione sua o glielo disse Mario? Ma questa è un'impressione mia. Ho capito. E li teneva, lei dice, nella vecchia casa dell'orologio, l'ha già detto, dove teneva anche la legna, è così? No, ma poi tornò verso vicino allo Schianti, da parte dove c'era lo Schianti. Quindi lei poi sta parlando di due case diverse. Però è preciso, mi ricordo quando è andato via di lì. Allora, in quale casa le ha viste? In entrambe o in una? Nella prima casa, in piazza. In piazza, non in quella dove abita ora in Borgo. Il primo, uno solo, nella piazza dove c'era l'orologio. Ho capito. Lei li ha visti anche, o ha avuto modo di vederli in occasione in cui... Lui gli è caduto casualmente. Lei ha fatto una descrizione di un episodio simile, lo ricorda? Ma io una volta mi pare nel bar vicino di Via Rovinieri. Vicino? Vicino dove c'è la caserma, di fronte c'è il bar nella piazzetta su. All'Acri, si chiama Acri. Si chiama Acri? Acri. Acri. Ah, Acri. Sì, dove c'è il bar. Ho capito. In questo bar lui si era portato... Aveva il vibratore a si tirò fuori da persona, non so, gli andate via di tasca, gli andate in terra. E lo videro anche altri o c'era solo lei? No, anche se la scantera non è che ammini, a dire la verità, no, comincia a
costava un pochino, non è che mi... si accese. Sì, si è acceso. Allora se le gente ride una volta invece là non era. C'era qualcuno quando avvenne questo episodio o c'era solo lei? In un bar le gente le scende, non è che ci sia uno solo. C'era qualcuno e commentarono questo fatto? Qualcuno disse qualcosa o non ricorda niente in proposito? Ma hanno detto un discorso, una bomba non credo, perché un vibratore... Lei se ne accorse che era un vibratore? Eh? Lei vide che era un vibratore? Ma io, si vede bene, anche se c'è la gente non è che si... Quindi gli cadde casualmente di tasca? Casualmente uno... Ma stavate andando per caso, eravate al bar perché poi andavate da una prostituta o era... No, gli un giorno normale, gli cascò così. Senta una cosa, sa se il Vanni, gli ha mai detto il Vanni di essere stato dalla Filippa Nicoletti o la Filippa Nicoletti gli ha mai detto che il Vanni era stato da lei? Una volta l'accompagna io. Accompagnò il Vanni dalla Nicoletti? Il Fattignano, numero 7. E la seconda volta disse dove voleva andare da sé, poi se c'è stato questo... Quando andò dalla Filippa le raccontò poi qualcosa o lui o la Filippa di se c'era stato veramente di questo rapporto? Ma io... La Filippa si era lamentata o meno con lei del tipo di rapporto che lui voleva? Ricorda di qualcosa in proposito? Lei questo ha riferito? Ma è preciso. Non so se mi ha detto qualcosa, ora non mi ricordo, va bene. Io le contesto che lei dice Seppi Dammario, lo dice il 15-12-95, ex postino di San Casciano, che lui una volta quando la Filippa Nicoletti abitava a Faltignano si era recato da lei con la Vespa ed aveva avuto con lei un rapporto sessuale, però non so se effettivamente lo abbia avuto, in quanto Mario aveva delle preferenze fuori della norma, e ce l'ha già detto, e dice ricordo che la Filippa mi disse che era stato da lei il Vanni e che questi aveva preteso un rapporto anale, così... Lei li chiama dietro, quindi... Sì. È così? Mi avrebbe detto un discorso così. Lei successivamente dice anche, questo gliel'avrebbe riferito il Vanni, poi lei dice, la Filippa mi disse che Vanni era stato da lei una sola volta. Ricorda di aver fatto questo discorso anche con la Filippa. Oggi lei ci dice, una volta ce l'ho accompagnato io. È così? Sì, la prima volta, però la prima volta non c'è andato. Quando andiamo a me. Poi si è andato dopo, con la Vespa. La Filippa? E lei dice con la Vespa, la Filippa le ha raccontato di questo rapporto nei termini che lei ha detto? Sì, mi disse che voleva fare cose diverse a quello che fa una donna. Questo glielo disse invece la Filippa? Fare l'amore veramente voleva fare diverso indietro. La Filippa le disse che usava vibratori, cose di questo genere? No, lei mi disse così, non mi disse di vibratori so, non gli portato, no, questo non so. Senta ancora una cosa. Lei ha ancora spiegato che c'era un parente, o comunque, anzi scusi, la domanda è questa, sa se a Vanni c'erano altre persone che gli procuravano prostitute? Come la sua, San Casciano? San Casciano o altrove? Lei ha riferito una cosa del genere, lo ricorda? A Firenze già aveva un nipote. Ecco, proprio questo. Come ha saputo che era il nipote, se l'ha saputo? Ma molte volte veniva a San Casciano e mi disse questo è il mio nipote, io. No, io le chiedo, sa se il nipote gli procurava le prostitute o gli dava gli indirizzi? Ma, me l'ha detta che di parola sua. Di parola sua il Vanni o di parola sua il nipote? No, il Vanni che c'è il nipote che proveniva delle donne. Lei sa dove questo nipote, come si chiama il nipote, lo sa? Mauro, Marco, non mi ricordo. Non se lo ricorda. Che mestiere fa questo nipote? È una specie di rosticceria piccola lì, però io non ci sono mai andato. E lo sa dov'è questa rosticceria? Da dopo ho detto piazza Torquato Tasso si va dritto giù. Mi scusi, da qua? Da piazza Torquato Tasso, se ho capito male. C'è una strada che si va giù e si ritorna verso Porta Romana.
Invece c'è questa, va giù e c'è l'osticceria, c'è trattoria. Quindi lei l'ha vista, c'è stato da fuori? No, io ho visto dentro questo locale piccolo. Questo locale c'è stato quindi? No, no, io sono passato a prendere del lavoro perché lavoravo, in quel periodo lavoravo in un posto lì. E come fa a sapere che quello era il locale dello zio di Vanni? No, ma io ci sono passato, io l'ho visto dentro. Sicché ah, ha visto dentro Vanni? O ha visto, no, dentro io ho visto il nipote? Questo nipote, però mi ricordo il nome, come si chiama. Non ha importanza. Senta una cosa, lei parlando di questi fatti ha detto che a volte con Mario Vanni avete parlato di, del modo con cui lui andava con queste donne, del tipo di rapporti che aveva. Ricorda qualcosa, grosso modo l'ha già detto, ma ricorda discorsi specifici fatti con Vanni? Ma lui ci andava, se faceva qualcosa di dietro, questo non lo so. Gliel'ha detto lui, gliel'ha raccontato sì. Vanni, e la Filippa nei termini che ci ha detto. Lei dice, e io le faccio presente e glielo contesto, che il 13/2/96, comunque sostanzialmente è quello che lei dice, però lo dice con maggiore dovizia e particolari, e quindi glielo faccio presente per capire se è così. Dice, con Vanni è capitato di parlare di donne, e lui mi ha detto che quando andava con le donne non gli riusciva di fare niente, mi diceva che aveva bisogno di vibratori e di aggeggi del genere. Andava a Firenze da solo da un suo nipote che ha un ristorantino piccolo vicino a Piazza Tasso che gli trovava le donne, così? Sì. Lui diceva che non gli riusciva a far niente? Ma questo me l'ha detto anche di suo, l'ha detto anche lui. Lui Vanni? Mario Vanni. Ma gliel'hanno detto anche queste donne da cui per caso gli hanno riferito che lui ma aveva... Io, queste donne io non ne conosco mea. Non... L'unica che lei ha raccontato sarebbe la Filippa che gli ha fatto sì. questo racconto, è così? Sì, sì. Il nipote si chiama Paolo per caso? Mi fa, se non mi ricordavo che si chiama. Domando, Senta una cosa, un argomento, due argomenti in particolare. Le ha mai parlato il Vanni di dove veniva custodita la pistola con cui lei ha raccontato che nel corso dell'incidente probatorio che venivano fatti questi omicidi? Dove la teneva, no? Sì, gli ha mai raccontato Vanni dove veniva conservata? Ma questa io a casa sua non l'ho vista. A casa di Vanni no. Le ha mai raccontato Vanni se sapeva lui dove veniva conservata? Da Pacciani o da chi altri? No, da Pacciani. Lui diceva che la pistola la teneva Pacciani. Le diceva Vanni o lei l'ha mai vista la pistola da qualche parte? Prima di tutto, Vanni le ha mai detto dove la teneva Pacciani? Ma, come diceva lui, Pietro la teneva giù, giù indosso la macchina, nel garage. Poi io non ho visto bene. Nel garage della sua casa? Cioè lui ha due case o ha una casa sola? Lei lo sa? No, ma dove stava a Mercatale? Dove stava a Mercatale? Nella casa, nel garage della casa di Mercatale? Nel garage della casa. Lei dice non ho visto bene, nel senso che ha intravisto o proprio sa solo i discorsi di Vanni a proposito della pistola? Ma io proprio vista così non ho visto proprio. Nella casa, le ha detto nella casa, nel garage, come e dove veniva custodita? Il garage forse è grande, no? O insomma piccolo che sia avrà. Sì, sarà stata una settimana. No, sarà stata, mi scusi. Lei sa se era. Prego, dica lei, se no io. No. Come mi disse Mario, era una specie di assetta per metterci la pistola, così, normale. Poi io non ho visto per bene se la c'erano in questa cosa o no. Lei una cassetta? Grazie. Scusi, posso fare una domanda? Una? No, una domanda al Presidente. Dipende. No, perché molte volte mi esprimo un po'. Non mi riesce ad esprimere bene sul parlare delle cose. Lei si esprima più chiaro possibile, con calma, usa pure le sue parole. Ho detto sì, perché tante volte non mi riesce di precisare tempo, un po'. Difficoltà, usa le parole che sa, poi vediamo. No? Sì, va bene. Non deve avere timore di nulla. No. Bene, prego, Ministero. Grazie, Presidente. Ricorda che quando ha bisogno di acqua, c'è lì la bottiglia. Sì, sì. Bene. Lotti, io vorrei passare a un altro tipo di domande, di circostanze, mi scusi. Lei è mai stato in vita sua a Calenzano?
Ricorda di essere mai stato a Calenzano? Anni dietro, sì, una volta. È stato, ricorda in quale occasione e perché? Sono andato da un certo dottore che faceva il veterinario. Faceva? Il veterinario di bestie. Di bestie, di bestie, veterinario. Sì, sì. Sono andato a prendere della roba per Mario Vanni. Per conto roba di carne e roba. Poi io non ci sono più ritornato a questa. C'è stato una volta sola. Ci vuole spiegare meglio, scusi? Da un veterinario per conto di Mario Vanni, cioè ci spieghi meglio. Sì, che doveva da prendere della roba, un meriodo, se era un braciole o salsiccia, questa roba che. Della carne? Sì, della carne. Per conto di Vanni. E Vanni mandò lei? Sì, ma allora non avevo mezzi di nulla, andate con la sita. Andò con la sita a Calenzano? A Firenze andando là. Che questo è un fatto di parecchio. Tanti anni fa, quando non aveva la macchina? No, non aveva. Non aveva nemmeno la patente ancora? No, allora no. Questo è di prima. Ah, scusi. Questo veterinario ricorda come si chiamava? Non mi viene in mente preciso. Non se lo ricordo. Dottore, mi ricordo bene, dottor Bicchielli. Bicchielli. E stava a Calenzano? E abitava là. E come mai Mario lo conosceva? Lo sa lei perché lo conosceva? Ma lo conosceva perché molte volte veniva a San Casciano per le bestie a fare così. Ah, era uno che sì, da Calenzano veniva, era di San Casciano e stava a Calenzano? È stato a San Casciano, poi è andato a San Calenzano, poi è ritornato qua. Capito. Si chiede, ha fatto un po' di cose. Quindi lavorava ai macelli? Se... Sì, sì, sì. E lei andò a prendere questa carne per conto di Mario ai macelli o a casa? Di no, andati da questo dottor Bicchielli. A casa? Sì, lui faceva queste cose qui. E Mario le indicò l'indirizzo? Sì. Lei ricorda come ci andò, come lo trovò? Ma andati là e domandai, perché lui dirà... la macella a domandare alla persona dove doveva il coso, dove gli stava la casa. E lo trovò? E piano piano lo trovavo. E prese questa... questa roba e portai a Mario Vanni. E come mai andò lei e non andò Mario? Eravate in così rapporti che lei gli ci andava? Ma lui doveva fare il lavoro, io ero libero quei giorni e allora ho detto io. Mario lavorava invece, Mario Vanni. Senta, quindi lei dice c'è stato questa volta sola? Sì. Prendendo questa roba qui, roba salsiccia o meglio, se le ambraciole. Okay. Insomma, di carne, roba così. Senta, lei parlando invece degli omicidi ha detto dell'omicidio di Calenzano nel corso dell'incidente crematorio, io so solo cose raccontate, io non c'ero, è così? Sì, quello me l'hanno raccontato loro. Chi? Mario e Vanni. Le hanno raccontato... o le ha raccontato Mario, Vanni o il Pacciani se loro conoscevano qualcuno a Calenzano? Un certo Giovanni Faggi. Lo conoscevano loro? Come mi hanno riferito parlando, conoscevano bene. Poi, e questa persona aveva partecipato all'omicidio? La domanda. Come hanno spiegato loro? Avvocato. Mi perdoni. Scusi, scusi, mi è scappato, ma è così, è così. E questa è una manifestazione che anche se non mi interessa io devo fare. Io non la capisco. Fate parlare, scusa. Forse cosa c'è da quello che ho fatto? No, non la. Posso fare io. Ma questa è una risposta, non è la domanda. Se la vuoi risentire, è così. Sentiamo, va. La domanda prima era se conosceva qualcuno. E allora, ci ha detto. Giovanni, la domanda era. Questa persona, secondo il racconto, era coinvolta nell'omicidio? Quella ho detto un altro. Questo Giovanni? Sì. In che termini? Cosa aveva fatto? No, doveva fare questo qui, però erano insieme e lui gli ha detto questo fatto. Lui chi? Questo Giovanni Faggi. Gli ha detto che cosa? Che c'era questa coppia... vicino lì a Calenzano. Si vuole spiegare meglio, cioè gliel'aveva indicata? Sì. Ecco, lei ha effettivamente delle difficoltà a esprimersi, provi con parole sue, altrimenti può... Ma lei come l'ha saputo queste cose?
pagine, come si chiama il blog. Quello me l'hanno detto loro. Io non, loro, loro proprietari Mario loro, non deve dire Mario chi, Vanni e nome e cognome. E Pacciani. Gli avevano detto queste cose qui. Io non mi ha detto io di mio, me l'hanno spiegato loro. Racconti un po' meglio, Presidente, come andare a fare. Abbiamo tutti capito il modo di esprimersi di questo signore, quindi dobbiamo anche tenere presente che pur essendo imputato è uno che viene qua e ci spiega, ovviamente il linguaggio è il suo, noi per evitare di fare domande particolari siamo costretti a ottenere risposte di questo genere, però rendiamoci conto che la personalità di questo signore è questa, non possiamo pretendere che però, ce lo venga a dire in perfetto italiano. Chiaro, può essere più chiaro, più dettagliato. E noi ci proviamo. Vuole okay. spiegarci meglio come lo conoscevano questo signor Faggi? O frequentava la parte da sud di San Casciano, l'hanno conosciuto così. Gliel'hanno detto loro? Sì. Ecco. Era uno che veniva dalle parti di San Casciano. Sa che mestiere faceva? Loro gliel'hanno detto? Un certo rappresentante, ma ho detto sì. Era amico di entrambi o più di uno o più di un altro, se gliel'hanno detto? Ma di tutti e due. Di tutti e due. Come mi hanno spiegato, loro ho preciso sì. Poi io non mi ho vista questa persona, non lo conosco nemmeno. Ho capito. L'ha vista, ci ha mai parlato o l'ha vista da no, qualche... No, io questa persona l'ho mai vista. Ho capito. Senta una cosa ancora. Di questo... Giovanni, lei ha detto anche che, di aver saputo da loro che aveva una caratteristica particolare, lo ricorda, una tendenza sessuale particolare? No, ma aveva detto che era finocchio. Gliel'hanno detto loro? Sì. Senta una cosa, le hanno detto se e come, in che modo aveva partecipato a questo omicidio, oltre a indicargli la coppia, se aveva partecipato in qualche modo, prima o dopo? Ma questo non me l'hanno spiegato a me. Gli hanno detto se dopo l'omicidio erano andati da lui, con lui? Sì, a casa sua. Questa è la risposta. Questa è suggestiva. Si può contestare perché la risposta gli ha dato. Allora faccio la contestazione. Allora, l'imputato ha detto, non mi hanno detto nulla di questo fatto. Allora, come il Ministero tira fuori la sua carta. Io lo so dall'incidente probatorio, non da questo. Signori, per Presidente, se lei lo sa dall'incidente probatorio, lo sa correttamente in questo processo, come sanno le parti, e quindi non vedo assolutamente nessun motivo per cui ci sia da prendere verbali. L'ha già detto nell'incidente probatorio, se lo ridice di suo bene, se no c'è l'incidente probatorio, se no evidentemente ci si nasconde dietro un paravento che non esiste. Lei si ricorda in che termini le dissero che erano andati a casa sua? Ma insomma il giorno? No, il giorno. A fare che cosa? Lei ha già detto questo. Io le contesto se deve essere una contestazione. No, ora... Scusate un attimo. Avvocato, interrogatorio. E questo si può contestare. No, signori, qui c'è già stato... Allora, Salvini, che titolo ha lei per interferire su questo? Non l'ho capito. Ho titolo sì, Presidente, no, perché no. A me interessa che i notti venga... E allora, è inutile che vi incavolate. Si fanno con calma. Però allora. Si fanno le domande, Presidente. Si capisce tutto come... Si fanno le domande. Prego, Presidente, a me sembra che si possa andare avanti con molta più serenità di quello che vuole essere portato in quest'aula da qualcuno. Tutti sappiamo che su questi fatti il Signore ha già deposto e che ha delle difficoltà a raccontare. La sua personalità sta venendo fuori e quindi ricordiamoci che è un imputato e quindi sarà più facile per tutti capirlo. È vero che ha già deposto, avvocato Filastro, difensore di Vanni, tanto è vero che nei verbali delle indagini parla con un libro stampato questo signore? No, mi dispiace. Rilegga il verbale del 6 marzo del 96. Va bene. Io non lo so, se crede si può andare avanti. Se non si arriva più. Volevo farle presente che nel corso delle dichiarazioni rese il 26/4/96 lei dice: Vanni Pacciani mi raccontarono che per l'omicidio di Calenzano vi era con loro Giovanni e che dopo aver commesso l'omicidio si recarono nell'abitazione dello stesso che abitava lì vicino per lavarsi. È così che le disse? No, ma ero per dirlo, è stato interrotto. Vabbè, lo dico. Sì, sono andato a casa sua per lavarsi le mani. Ricorda questo racconto chi glielo fece? Loro due, Mario e Pietro.
Senta una cosa, questa persona Giovanni di Calenzano, le dissero poi se era presente in altri omicidi? Dopo, a uno dei come si chiama? Nell'85. Che omicidio, dove? Qual è quello del... Quello di Scopè. Cosa le dissero? Che c'era il Giovanni, in che senso? Ma quello me lo dissero il giorno dopo che successe il fatto di... Cosa le dissero? Che doveva venire una persona che era questa qui, però me l'hanno spiegato loro. Quindi che doveva venire gliel'avranno detto il giorno prima? Sì. Però io quello lì non sapevo neanche. Il giorno prima l'ha detto il giorno dopo. Che doveva venire, avvocato, scusa se mi sta a interrompere, allora si va un po' lontano, eh? No. Ci vuole spiegare meglio, vediamo se... Cosa le dissero di preciso su questa presenza del Giovanni a Scopetti? Sì. Come gliela raccontare? Ma io avevo visto questa macchina in questo punto qui. In questo punto qui, scusi, lei l'ha già detto, ma ce lo ridica, in questo punto esattamente dove? No, la macchina che era ferma, che ho visto dopo partire io con la macchina. Ce lo spieghi meglio, ce lo spieghi meglio. Però io non sapevo mica di questa persona. L'hanno detto il giorno dopo, non il giorno avanti. Bene. Il giorno dopo gli era successo il fatto lì a Scopè. Bene, e cosa le hanno detto? Che c'era un certo Giovanni di Calenzano. Che era lo stesso che aveva partecipato? Ma quello me l'hanno spiegato loro, io... Ma le hanno detto che era la stessa persona il Giovanni Buco di Calenzano? A me me l'hanno detto così. Le hanno detto così? Gliel'ha detto... Se è diverso, questo non so io. Gliel'ha detto Vanni o gliel'ha detto Pacciani che c'era questa persona? Questo me l'ha detto Vanni a San Casciano. Gliel'ha detto il Vanni a San Casciano. Fate voi. Se sempre io. E... Di questa macchina che c'era, ci vuole spiegare quando la vide, che macchina, in che punto era e quando l'ha vista esattamente? Quando è prima di partire lì dalla Fessola, venendo giù alla macchina mia, comincio a mettere in moto la macchina, vedo più in giù, però non ho visto più bene. Più nel senso più avanti? Più avanti, quasi in fondo alla discesa, la macchina ferma. Però mentre parto io e accendo le luci, la macchina si allontana, sicché non fu a tempo di vedere la targa o macchina che era. Andò avanti prima, andò no, via no, prima no, di lei? No, la macchina che era ferma, l'ha andata via, poi se è ritornata dopo, non so. Questo... Quindi andò via prima che riuscisse a partire lei? Perché vede accesi i fari io. E io vedi, mentre accesi i fari messi in moto, vedi questa macchina ferma, è un po' distante. Ricorda che tipo di macchina era? Ma preciso non l'ho vista bene che macchina. Se era una macchina grossa, se era una macchina chiara, grossa, una macchina scura. Però non sono sicuro che macchina era. Grossa di che colore? Ma al buio con me è scura, poi non posso decidere se era un altro. Lei vide se in questa macchina davanti a lei che dice partì prima c'erano una o più persone? E come fa a vederla, sì? Alla guida prima ci sono per forza. Sì, vide se c'era anche qualcun altro. Per me una persona sola, poi... Lei la vide questa persona che guidava? La intravide, non lo so. Ho visto partire e basta, perché non ho capito se c'era uno o più. Questo non lo posso ridire. Quando il Vanni e Pietro le raccontarono che quella sera c'era in quella macchina questo Giovanni, lei gli chiese se c'era una persona sola o se c'erano più persone? Ma questo... Non glielo chiese. Questa macchina che partì quella sera, lei l'aveva mai vista prima? No. Senta, signor Lotti, lei nel corso dell'incidente probatorio a questa domanda ha anche detto che c'era una macchina e c'era... Lei lo dice quando fa questo racconto, un dottore. Ci vuole spiegare meglio a cosa si riferisce? Ma avevo detto di essere un dottore, poi io non ci ho parlato a questa persona. Questo dottore... Lì verso la piazza di San Casciano, verso il piazzone. Ma non ha niente a che vedere questo racconto con la macchina di quella sera? È un'altra cosa. È un'altra cosa. Come nel corso dell'incidente probatorio lei introduce... quando io le faccio le domande. Allora questo dottore con questa macchina che lei, Vanni le disse era un dottore, ci vuole spiegare meglio a che proposito e chi era questo dottore? Ma io il nome e cognome non so. No.
Allora, come mai Vanni parlò o le parlò di questo dottore? A proposito di che cosa? Gli ha detto la persona della macchina, gli è un dottore. Sì. Io le chiedo, il Vanni le disse chi era e perché conosceva questo dottore? Ma lo conosceva meglio quello di Mercatale, Pietro. Questo dottore lo conosceva meglio Pietro di Mercatale. Ma come mai loro o Pacciani conosceva questo dottore? Era legato questo dottore a questi delitti o non c'entra nulla? Ma questo mi fa dire... Loro cosa le hanno riferito? Ho detto che questo dottore andava da Mercatale, da Pietro, per prendere questa roba delle donne. Ma... Poi, si vuole spiegare meglio, perché è una cosa un po' importante quella che sta dicendo. Ci faccia capire. Sì, gli hanno detto a Mercatale, mentre si fermò lì, e poi hanno detto verso Mercatale. Poi noi si può seguire, e mi disse che era un dottore così e così. Però il nome, così il nome, così. Nome e cognome non me l'ha detto. Insomma. E questo dottore... Come mai conosceva Pietro e cosa aveva a che fare con le cose di questi delitti? Cosa ha capito lei e cosa le hanno detto? Lei mi ha spiegato così, andava a prendere queste cose lì. Scusi, queste cose qui, Lotti, io capisco che lei si spiega con difficoltà e che forse l'argomento è difficile, però provi a spiegarcelo con parole sue, ma per bene. Queste cose qui, cosa, da chi e indipendentemente dalla persona, come mai aveva a che fare con queste cose? Ma lui è andato a Mercatale. Questa persona, questo dottore, come mi ha spiegato Mario. Come le ha spiegato Mario? Poi si è andato a Mercatale, se gli è andato a prendere le cose, questo... Gliel'ha detto Mario questa cosa qui? Che gli andava da Pietro a prendere le cose per delle donne. Le cose delle donne che cosa? Non me lo faccia dire a me. Il seno o le cose della vaccina, come si chiama. Cioè, era una persona che prendeva queste cose dopo dei litti, così le ha detto Mario. Ma lo diceva scherzando o lo diceva seriamente? Questo non lo so, preciso. E in cambio c'era un motivo per cui prendeva queste cose? Gli dava qualcosa in cambio? Dice di ne pagare, poi io... Gliene? Dice di ne pagava questa roba qui. Poi io... Pagava nel senso dava i soldi? Sì. A chi li dava i soldi? A quello Mercatale. Quello di Mercatale, scusi, lei ci deve dire chi è. Sì, Pietro. È vero che queste quattro persone siete, però se lei ce lo ridisce forse è più chiaro. Sì, Pietro Pacciani. E curioso come lei non ne ha capito qualcosa di più, non le hanno detto di più. Ma è di più no. Il denaro, questo denaro chi lo prendeva? Ci lo prendeva Pietro, poi... A lei hanno mai dato nulla, hanno mai offerto denaro? Io mai offerto niente. Sa se anche Vanni lo prendeva? Questo non lo so. Non lo sa perché non gliel'ha chiesto o, non gli, o gliel'ha chiesto e lui non gli ha detto nulla? No, a me non mi ha chiesto nulla su quelle soldi. No, lei gliel'ha chiesto a Vanni di questa storia, di questo fatto che vendevano? Sì, me l'ha detto, però non mi ha detto se ridava lui o no, anche lui o no. Se anche lui Vanni prendeva questi soldi. E lei gli ha mai chiesto che cifre erano? Questo me l'hanno detto. Lei gliel'ha chiesto? Ma io non gliel'ho chiesto queste cose. Senta una cosa ancora. Lei sa come conoscevano questo dottore? Chi lo conosceva? Se era conoscente, amico di Pietro o di entrambi? Ma gliel'ha chiesto? Questo l'ho chiesto, ma non si hanno spiegato bene le cose. Non gliel'hanno spiegato. Gli ha chiesto come, chi era, dice lei il nome non me l'hanno detto. Ma il nome e cognome, niente. E lei questa persona l'ha vista? Lei stava parlando in una macchina in una piazza. No, ma non ci ho parlato io. Non ci ha parlato. E chi ci parlava? Io ero distante dal televisore, vicino alla tele. Sicché e c'era questa macchina? Sicché non ho sentito bene che dicevano tra loro. Penso. Cioè, dopo me l'ha riferito. Poi. Gliel'ha riferito Vanni? Su quello che questa persona, questo dottore andava a Mercatale da Pietro. Ma stava andando quella sera lì che lo vedeste voi?
Sì, un giorno, ora non mi ricordo. Ho detto sera, ma deve essere giorno. No, era notte, la sera. Era sera. Questo fatto era dopo l'omicidio di Scopeti o non lo sa indicare nel tempo? Era da poco avvenuto un omicidio? Ma questo è preciso, non è che mi ricordi bene il fatto. Andiamo avanti, signor Lotti. Vorrei... Lei dice quindi dell'omicidio dell'81 di Calenzano so solo queste cose, io non ho partecipato. Lei poi ha spiegato invece nell'incidente probatorio di essere andato con loro e ci ha detto tutti i particolari nell'incidente probatorio nell'omicidio dell'82 a Baccaiano. Scusi, Rubistero, prima di passare all'altro, argomento, questo dottore che avrebbe secondo lui acquistato queste parti scisse eccetera, lei l'avrebbe visto a San Casciano insieme al Vanni? No, il Vanni parlava con questa persona e macchina ferma lì vicino ai bar e piazzone. Era sera, ha detto lei. La sera ci ha parlato lui, io non ci ho parlato. Io un po' distante andavo sul piano a piedi. Sì. Poi ho spiegato quello che. E poi come ha saputo che era un dottore che andava in quella scuola? Come l'ha saputo? Ma me l'hanno detto loro, Mario e Piero, che andava a prendere queste cose. Se l'ha presa là, questo non c'ero, io non so, il preciso. Lui me l'aveva spiegato così. Poi, che macchina era, lo ricorda, l'ha vista, è in grado di spiegarcelo? Invece sono cose. Se lei l'ha vista era a 10 metri. Le macchine le conosco, però mi fa un Alfa. Un Alfa era? Cioè un Alfa Romeo? Mi sa che un Alfa Romeo è una marca, quindi bisognerebbe. Lei ricorda che era un Alfa Romeo grossa, piccola, chiara, scura? Tanto piccola no, scusi, era grossa o media? Ci sa indicare, se lei le conosce dovrà pure. Sì, indicare. Le conosco, però mi ha un Alfa, scusi, c'ha il nome in mente qualche tipo di Alfa che poteva essere quello? Non mi ricordo se lei ha quattro porte o tre porte. Cioè tre porte o un coupé o una berlina non ce lo sa dire? No, di preciso. Le sembrò grossa? Grossa, sì. Grossa. Chiara o scura? Mi fa sullo scuro. Lo scuro, scusi, per lei cos'è? È scuro, nera, blu, marrone. Può essere anche nera o un altro colore. Nera, blu, marrone, colori sì. Di questo genere? Su un colore così. Lei ha presente l'alfetta dell'Alfa Romeo? Una macchina così? E dell'Alfa ce ne diverse. Okay, fai, ho provato a dirgli nulla, mi è venuta preciso. In mente, l'ha vista lei, io non c'ero. Mi pareva a quattro porte. Ok. In questa macchina dove poi Vanni disse dottore c'era una persona sola? Io l'ho vista una, anche se gli avevo di fronte non vedevo la persona. Questa macchina che lei dice era un'Alfa, era simile e la stessa o diversa da quella che vide la sera dell'omicidio di Calenzano o era la stessa macchina? No, quella era un'altra macchina diversa. No, non ho visto il coso, che macchina era o Alfa Romeo... Un altro, questo. Però le sembrò. Quella l'ho vista un po' in medio, quella quale? Da vicino. Quella da San Casciano. Quella la sera di Scopeti l'ha vista meglio. No, quella da San Casciano l'ho vista un po' in medio. Ho capito. Ero più vicino. Ho capito, l'ha vista meglio, ci dice un'Alfa. Se lei è un intenditore di macchine ci dovrebbe dire qualcosa di più, no? Lei dice sono un intenditore di macchine, le chiedo, non ci fece caso, come mai non la ricorda meglio questa macchina? Ci fece poco caso? No, ci ho fatto non tanto perfetto caso della macchina. Era, lei ha detto era sera, era tardi, era pomeriggio. Stavo su dopo cena, la sera. Ma lei quella sera si trovava con Vanni e fu Vanni che andò da questo qui o li vide per caso? Da quale sempre lo sì. San Casciano? Sì. No, noi si andava su a piedi, non è che fermo questa macchina e basta. E ci parlò solo... E parlò uno di noi due. Ci andò Vanni. Vabbè. Vorrei passare al fatto di Baccaiano, qui avevo cominciato. Lei ci ha raccontato che in Baccaiano, e ci ha detto già nel corso dell'incidente probatorio, la Corte e le parti conoscono già queste sue dichiarazioni.
come si trovò lì e perché. Io le volevo chiedere di precisare se prima del fatto di Baccaiano di quella sera, in cui loro fecero quello che fecero, lei aveva saputo da Vanni o da Pacciani cosa sarebbe successo quella sera. Sì, cosa le dissero? Ma c'è il nonno che doveva andare a fare il lavoretto, io ripetivo, non credevo che andessero a fare così, queste cose. Queste cose a ammazzare? E la prima volta lì. Ma quando le dissero andavano a fare un lavoretto, le dissero andavano a ammazzare? Le spiegarono, no, che no, noi mi dissero il lavoretto e basta, non arrivò al punto preciso di cosa. Come le spiegarono? Un lavoretto in che senso? Cosa capì lei? Ma capì, io ci credevo su questo fatto io. Quindi le dissero che andavano appunto a ammazzare, ma lei non ci credeva? È così? No. Mi spieghi. Mi disse così, si va al lavoretto, però si deve fare questo omicidio. Questo omicidio? Le spiegarono perché dovevano fare questo omicidio? Cos'era questo lavoretto? Perché lo chiamavano lavoretto? Lo chiamavano loro lavoretto, io come faccio? È la parola giusta che usavano loro o è una parola che ricorda lei così? Lavoretto lo dicevano loro? Sì. Usavano questa parola. E lei gli chiese cosa vuol dire lavoretto e capì che andavano a ammazzare? Lei però, capì per così? Per l'appunto c'era delle feste in quel periodo. Io credo di andare a delle feste, ad una festa. Un po' più voce. Che l'abbia detto, sì, scusi. Io l'abbia detto di una festa così, invece di andare a questo posto. Ma lei perché dice che non ci credeva che avrebbero ammazzato? Perché loro gli dicevano che avrebbero ammazzato. Ma lì per lì la prima volta un orizzontavo quello volevano dire loro. Però le avevano detto che era loro intenzione ammazzare, fare omicidi? Ma lì per lì non credevo a questa cosa. Sì, lei non ci credeva perché questo le avevano detto. Sì. Le avevano detto queste parole, lei non ci credeva. Però ci andò lo stesso. Ma ci andò lo stesso. Poi c'è stato le cose con i Pacciani, ma il fatto di... Insomma, cominciò a toccare questa cosa così e via. Questa cosa così via, fare... lei l'ha già spiegata. Insomma, se la vuole ridire la spieghi per bene. Sì, sì, sì. La spieghi per bene perché la corte la conosce già, però casa dato sua, che... no? Insomma, lì, la prima volta non successe nulla, la seconda volta mi c'era a toccare e voleva fare. Voleva mettere ieri e basta. E così successe. Ma ero a casa lì, ce la fece andare via, però non arrivò al punto di dire proprio preciso su quello che ho fatto lì. Questo fatto lei poi ha spiegato che è avvenuto due volte. No. È avvenuto una volta sola. Io sono stato due volte a casa Mercatale, però è stata una volta sola. E non ho mai detto a nessuno. Non l'ha mai raccontato e poi l'ha raccontato una volta. Insomma, l'ho raccontato durante l'interrogatorio mio. Insomma, c'è un verbale, anzi era registrato. Senta una cosa, questo fatto che la portarono con sé e... andare a fare questo lavoretto e poi le avevano detto che andavano a ammazzare, perché le chiedo se ci sa spiegare meglio perché lei ci andò? Ebbe paura? No, mi minacciava allora a quel punto lì. La minacciavano di che cosa? Fu costretta andarci. Ho capito, di cosa la minacciavano? Se non andavo, insomma, facevano fuori anche me. Facevano fuori anche lei? Quindi le spiegarono prima che sarebbero andati a ammazzare. E lei ci ha spiegato cosa ha fatto, ma quando le dissero di andare con loro, cosa le spiegarono, le chiesero di fare? Cosa doveva fare lei quella sera? Ma io a quel punto lì non feci nulla. Sì, ma cosa, secondo loro, cosa le chiedevano di fare? Perché volevano anche lei? Mi chiedevano di stare lì fermo, ma fermo lì, passano le macchine, di un punto non è, di un punto ci passano le macchine, sì, punto lì. Capisce? Io non le voglio far dire la parola esatta, no, no, no. Se lei ci spiega cosa doveva fare viene da sé, cioè volevano che lei guardasse... No. Presidente, no, questo sta dicendo, con il suo modo di spiegare, ma io non ho forzato nulla, l'ha detto lui. Io mi sono fermo. Cosa doveva andare a fare lei? Cosa doveva fare? A fare il testimone? Non credo. No,
testimone no, ma allora, avevamo, avevamo messo uno in mezzo e doveva andare per forza contro lì. E qual era il suo ruolo? Io stati fermo la macchina a distante, io sapevo mia facessero questo coso qui, questo omicidio. Io sapevo nulla. Ma allora queste persone vanno a commettere un omicidio e si portano un testimone dietro. Mi sembra possibile. Vuol dire che se andava lei, se è vero quel che dice lei, non lo so, ma se è vero quel che dice lei, doveva avere uno scopo, doveva fare qualcosa anche lei. Di stare lì per guardare se, se uno veniva a macchine. Oh. Questo voleva fare. Per me è questo di, quello dico io, se, se non mi esprimo bene... E questo deve, lei ci deve dire cosa andava a fare, perché se lo portava dietro. Tutto qui. Poi vedere se sono vere queste cose o non sono vere. Ma ogni modo ci dica la, la, quelli che si vuole la sua versione. Presidente, mi sembra l'abbia spiegato, sì, sì, con parole sue, poi ognuno valuterà il modo di esprimersi di questo signore, però questo dice. Senta una cosa, rispetto poi all'omicidio commesso, dopo che lei aveva fatto questa funzione e successe quello che successe, lei l'ha già descritto, le chiedo... lei nell'incidente probatorio dice che sparò Pietro e poi fa tutto il racconto di come sono andati i fatti. Io le chiedo... Sempre 82? Sì, siamo sempre a Baccaiano. Sì, no, non lo sapere perché sennò poi... Ha ragione, ma se lei è stato sì, su sì, 4 non è mia colpa mia. Lei, io glielo focalizzo, qual è? Sì, sì. Ora siamo a Baccaiano. Ha ragione, dal suo punto di vista ha ragione, però deve anche un attimo capire che sì, se, sì, se, sì. Se lei è stato a 4, facciamo un po' mente locale. Allora, siamo sempre a Baccaiano. Io le chiedo... Nella... le dissero se gli occupanti della macchina li... loro li conoscevano, se Pietro e Vanni o uno dei due conosceva già li hanno due. Già visti, però io anche se ero distante non è che vedessi bene. No, io sì, ho capito. Io le chiedo un'altra cosa, sì, vediamo se riesco a spiegarmi, perché capito, lei io le chiedo, Vanni e Pacciani, da quel che ha capito lei... Dal principio non c'era la macchina dalla parte della Fiazzolina. Sì, no, indipendentemente dalla dinamica, sì. Da come sono andati i fatti. Io le chiedo, lei le hanno spiegato Vanni e Pacciani se conoscevano quei due, che, la coppia, la conoscevano, l'avevano già vista? Ma questo me l'hanno detto. Non gliel'hanno detto. Lei ha forse... capito, gli hanno detto se i due... sono stati ammazzati perché avevano riconosciuto Vanni e Pacciani? Ma questo è un po' di giudicare. Sì. Ho capito. Io le dico questo perché nel corso di un interrogatorio, io è al PM, quindi ho verbalizzato così, io posso aver capito male, perché bisogna dare atto che il signor Lotti si spiega in questo modo. È dice che... So aspetta, aspetta, non si preoccupa. Siamo, cioè, dice che aveva avuto l'impressione... che però i due non gli avevano confermato, né Vanni né Pacciani, che quella notte uno dei giovani avesse riconosciuto gli aggressori. È così o ho capito male io? Ma io come fa a rispondere se... È un io infatti ho verbalizzato, mia, aveva un'impressione avuto... mia di aver riconosciuto, questo succede anche. Non lo so, cioè, è solo un'impressione. Andrei... non ho motivo di fare, di chiedere altri chiarimenti sull'episodio dell'82 perché l'aveva descritto ampiamente, a mio avviso ovviamente, nell'incidente probatorio. Passo all'omicidio dell'83 e le chiedo, prima dell'omicidio dell'83, quello ai due tedeschi del furgone per intendersi, sì, 1983, sì, ho capito, a Giogoli, le chiedo, prima di andarci, le dissero che anche questa volta che sarebbero andati a fare un altro lavoro? Però a questo punto pensano a casa a cercarmi e dove andare a portarmi in questo posto. Ci spieghi come? Come andò? Pensano a casa e dove andare per forza a un lavoro. Ci in questa piazza dove c'era il furgone. Ci spieghi, vennero a casa a cercarli in che senso? Cioè, proprio materialmente, sì, come ma... la ricorda lei? Poi c'è un discorso che devo fare. Ma avevamo visto in questa via con una persona, però non successe nulla, con un ragazzo che si è accasciato.
prima Questa dell'omicidio via, prima di Giogoli l'avevano visto in macchina con un ragazzo. Loro dissero, lui e Pietro dice ti sei visto in tal posto così con una persona, però con una persona, con un uomo. Chi era quest'uomo con cui lei era? Questo Fabrizio Bustini. E chi le disse che l'avevano però visto? Però non è successo niente, sto lì, l'hanno vista loro così, però non è arrivata al punto di fare proprio. Eravate insieme in macchina, state facendo qualcosa? Ero fermo lì, l'abbiamo passato e ci abbiamo visto la macchina. Però non avevate avuto un rapporto completo? No. E loro gli dissero che l'avevano visto e questo è stato... E dice, se no si vada, allora a quel punto lì fu costretto andare là, insieme a lui. Le dissero, o vieni con noi o si racconta questo fatto? O si racconta tutto perché... E le dissero che c'era da andare a fare un altro lavoretto? Sì. E le dissero dove sarebbero andati? Sì, lì a Giovani. Non c'era il furgone fermo. E quando andaste lì a Giovani e c'era il furgone, lei fece la stessa operazione, cioè stette a vedere, andò con loro, l'ha già raccontato? No, io lascio la macchina lì vicino quando c'è una specie di osso per sottire la macchina. E lui l'ha detto un po' più in su. Cioè lei rispetto al posto dove era il furgone si fermò prima? Sì, prima, poi me. C'è un verbale sopralluogo, lei la indica. E loro andarono avanti? Andavo passando la piazzola e fermando la macchina più avanti. Entrarono dentro loro con la macchina? No, sopra, sulla strada. Loro rimasero sulla strada? E c'era il furgone lì fermo, volto per così in su. Poi dopo un po' io ero fermo la macchina, mi chiama Pietro e vuoi giù. E mi mette questa pistola a mano, io non sapevo nemmeno cosa farle, non è un pratico di queste pistole. Insomma, mi dice di usare, però impaurito mero non mi riesce a dire di cosare, di partire ora. Di però, partire colpi, di sparare? Sì. Se abbiamo partito a che colpo due, questo... La paura avevo una tenere appena a mano. Ma il Pacciani era accanto a lei mentre sperava? Sì, poi dopo un po' io me l'ha presa in mano perché vede non facevo nulla di Dio, la cosa. Rigirò di là e io mi sono sparato di là. Rigirò di là, lei deve spiegarsi un po' meglio. Dalla parte del volante. Dalla parte del volante, invece voi eravate dalla parte io del passeggero. Per dalla parte in cui si veniva dalla strada, in giù, così. Ho capito. Però il vetro... Sui davanti, sulla parte in dove c'è il volano, c'era metà vetro, opaco, metà. Sicché io ho visto una uscita dentro, però ho visto bene le persone, due dentro, non ho visto bene. E sparò lei? E come mi disse di fare così, però non so se l'ho preso o no, questo... Ma lei sparò verso due sagome o verso i vetri? No, verso il vetro, se abbia preso anche lo sportello. Lei le persone dentro, se erano sdraiate, sedute, se avevano... Io l'ho visto dopo, quando gli ha aperto lo sportello, uno gli ha pegato un qua e uno là, verso che cosa. Cioè erano coricati o seduti? No, uno gli ha portato così da una parte, verso lo sportello. E l'altro? Quando gli hanno aperto... E quell'altro vostro quell'altro sportello là. Verso il dietro del furgone? No, dalla parte di là, della parte del volano. Dalla parte del furgone dove c'è il volano, ma sì. Dietro o sul posto di guida? No, dalla parte della guida. Dalla parte della guida, sì, ma dico, nel dietro del furgone o nel davanti del furgone? Nel davanti. Lei ricorda che ce n'erano due. Queste due persone, lei dice, le sembrò erano coricate uno da una parte e uno dall'altra. Lei le vide bene? Sì. Vide se avevano capelli corti, capelli lunghi? Quando hanno fatto lo sportello, uno già aveva capelli lunghi. Quale era dei due che aveva capelli lunghi, lo ricorda? Ma aveva dalla parte dei due volanti. Cioè quello che stava... più avanti e l'altro era sul dietro, quello più avanti aveva i capelli più lunghi.
Lei ricorda verso quale parte della parte, lei ha detto, del furgone, non del volano, sparò? Se sul davanti o sul dietro del furgone? Io? Sì. No, io davanti al vetro. Sì, davanti al vetro, ho capito, ma rispetto al furgone, dalla parte dello sportello davanti o dalla parte dello sportello dietro? No, dallo sportello davanti. Capito. Il Vanni c'era? Sì. E da che parte stava? Della parte di là. Poi quando hanno visto che erano due uomini, dopo hanno aperto lo sportello. Dopo? Cosa è successo? Dopo ho sentito sparare altri colpi. E chi li sparò? Pietro. Il Vanni da che parte era mentre sparavate? No, da una parte, perché se gli spara lui prende anche lui. Ho capito. Quindi era dall'altra parte? Sì, sì, un po' sposto da, da... Poi dopo abbiamo aperto lo sportello e andiamo vicino al furgone. Poi dopo andiamo a finire di sparare, non so quanti colpi di partito, questo ci sono diversi, parecchi. No, 4 o 5, io non posso giudicare preciso quanti. E Vanni cosa fece? Poi gli aprirono lo sportello perché era fosse una donna e la faceva lì lungo invece di un uomo. Era tutte e due donne. Chi se ne accorse che erano? Eh? Ve ne accorgeste tutti o se ne accorsero loro? Se ne accorsero loro, e accorse anch'io. Però finché tu non apri lo sportello tu sai se c'è un uomo, una donna o due uomini. Senta una cosa, lei da quelle parti, lì a Giogoli, c'era mai stato prima, nei giorni precedenti? C'aveva un motivo da andare lì? No, io ci andavo della strada e andavo per trovare una ugina. Non è che ci sia andato preciso il giorno per vedere che fare. C'era passato il giorno prima? C'era passato di lì? Con la sua io macchina? Ci passavo perché la strada va giù, ci sta la mia ugina. La sua ugina dove sta? Sta a Scandici. C'è un vialone lungo. Ma lei quel furgone lì, quando passava, se è passato nei giorni prima per andare a sua cugina, l'aveva visto? No, non l'avevo visto. Ma ci si era fermato? No, fermato. E mi fermo perché se c'è un furgone mi fermo io. Io andavo, quando avevo un posto qua a diritto, devo andare a trovare la persona e basta, non mi fermo io. Non si era fermato lì a vedere il furgone? No. Lei ricorda se in quei giorni precedenti l'omicidio era andato da questa sua cugina? Sì, c'è andato, però il giorno preciso non posso dire perché non mi ricordo per bene. Ho capito. Se direi mattina o di sera non mi ricordo. Ma lei ci può essere, se lo ricorda, passato il giorno prima dell'omicidio? Ma è questo un... Non mi posso ricordare. Può essere, ci andava spesso da sua cugina o? No, non è che ci andava spesso. In un anno ci poteva andare due volte, non è detto. Quindi lei non sa dire se quella volta lì che poi successe l'omicidio, lei il giorno prima era passato di lì? Ma questo non mi ricordo. Può essere che ci sia passato. Può darsi ci sia passato, però io il furgone non l'ho visto. Il furgone non l'ha visto? Però la strada che va giù dalla mia cugina, se non c'è altre strade, dove passo? Passava di lì. Ci sono anche altre strade, dal Galluzzo, però... Lei passava di lì? Era più corta, passando di là. Io vorrei farle ancora qualche domanda relativa invece all'omicidio di Vicchio. Anche di questo fatto lei ha parlato e ha raccontato molti particolari nel corso dell'incidente probatorio, spiegando come e perché lei c'era. Io vorrei chiederle qualche precisazione. Lei ha detto che c'era andato nel corso dell'incidente probatorio con la Filippa prima e poi una sera o un giorno c'era andato col Pucci.
Io le chiedo, quando ci andò col Pucci, ricorda come andarono le cose, cosa vedeste, se era giorno, se era buio, se vi avvicinaste, se gli... No, prima di venire via non era proprio buio, insomma, cominciava a far buio. Era sera? Sì, era sera. Era estate, no? Cioè, chiedo scusa, era estate? Sì, ed era un po', cominciava a far buio a quello, insomma, a quell'ora lì. Però, vi siete trattenuti un po', nel senso quando arrivaste era giorno e fece buio quando siete venuti via? È così. Quanto vi sarete trattenuti? No, è preciso, come vi ricordo. Sento una cosa. E lei ha detto vedeste questa panda celeste. Però noi non siamo andati a Dannoia lì. Non siete andati a Dannoia? Forse noi siamo passati con la macchina, ci hanno visto. Ma voi siete andati, vi siete avvicinati a piedi? Ma io non sapevo mia, allora se c'era questa macchina, io. Noi si andava così, e il fiume là. Vi e siete ci siamo avvicinati? Fermati un po' con i fermi. E poi si è visto avete la macchina. Prego. Ho visto la macchina, però non siamo andati ad annoiare quelle persone lì. Avete visto che c'era un uomo e una donna dentro? Sì, anche se era non tanto distante si vedeva bene. Quanto distanti o vicini eravate? Ma dalla strada, lì, dalla strada non so quante c'è. Vicino. Ma eravate sulla strada o nei cespugli vicino? Perché lei ha detto che quando andò con Pucci Fernando, era un po' buio quella sera, ci fermammo a circa 2 o 3 metri vicino a dei cespugli sulla destra per guardare. È così? Sì, siamo stati un po' in mia tanta a guardare. Ho capito. Sì, ma ora ha detto una cosa diversa. Ha detto che era con la macchina sulla strada. Avvocato, mi perdoni. Quindi lei gli contesta... E infatti, ha detto un altro modo. No, scusi, è quello che sto facendo. Se me lo lascia contestare, io gli ho letto il verbale esattamente dicendo no. Ci fermammo a circa 2 o 3 metri vicino a dei cespugli sulla destra. Lei gli ha suggerito una risposta diversa. La verità è questa, lei gli ha suggerito una risposta no, diversa. No, io gli ho fatto la contestazione dicendogli che gliela leggevo. Avvocato, per cortesia, come? Le dico anche che si tratta di un verbale del 18-2. Bottega del prosciutto. Passando la casa del prosciutto? Poi si scende giù, insomma, dalla strada, poi la miscela si è stirata da lì giù, andando verso il fiume. Poi ritornando tocca rifare la strada quella, per venire verso... Ma quando lei dice, eravamo nella piazzola, ci videro, noi si tornò alla nostra macchina e loro se ne andarono via, gli andammo dietro. Dove andavano loro? Verso il bar. Il bar quale? C'è un bar in cima, appena si sorte dalla bottega, un po' distante. Un bar andando via passato da passato la bottega, e poi subito, non so quanto tempo... Chilometri? Quanta strada, ora non mi ricordo il preciso anche. Non tanto lontano da lì. E si fermò questa macchina lì al bar. Questa panda? Questa panda celeste. Si fermò al bar. È scesa una donna. Scese? Una donna? Insomma, la ragazza era la sua. Era la stessa che lei aveva visto con Pucci o non è in grado di dirlo? No, lei era la solita macchina. Sì, la macchina era la solita, la ragazza, gli occupanti erano... No, la ragazza come fa a dirlo se lei era la solita macchina? Ha perfettamente ragione, io le chiedo se lei vede che erano gli stessi occupanti. Bisogna andarsi proprio allo sportello per vedere... Bene, scese questa ragazza e andò nel bar. Il ragazzo cosa fece? La macchina cosa fece? Vedi andate via. La macchina col ragazzo andò via? E rimase la ragazza nel bar. Quindi? Poi noi si arrivò nel bar e Mario voleva andare a bere al bar. Io ci sono entrato ovviamente. Ma questo è prima del coso, eh? Prima? No, se no, va bene così, va bene. Va bene così e lei. No, su. Sì, quello. Allora, scese dalla macchina e scese la donna. Beh. E la macchina Mario... è partì. La macchina andò via, lei dice rimase fuori, poi cosa è successo? Poi andate lì nel bar. Mario. Andate a bere, poi non so se gli ha parlato con quella donna, se... Quando uscì le disse qualcosa? Sì, era un po' arrabbiato, non so se gli disse qualcosa alla donna, che... Le ha detto qualche cosa che non andava bene a lei. Si vuole spiegare meglio, perché noi possiamo intuire, se lei non si spiega si può solo intuire, forse invece è bene spiegarsi. Cioè? Che le abbia detto qualcosa da andare via, che non importa nulla.
Questa ragazza disse al Vanni di non importunarla. Ma questo me l'ha detto lui, io non gliel'ha raccontato lui. Ho capito. Poi cosa successe? Andaste via? Sì, e dopo andai sorti e si venisse a casa. Veniste a casa? Però okay. Ero un po' arrabbiato perché gli aveva detto qualche cosa che non gli andava bene a lui, a Mario. Lui si riferì... Gli ha detto qualche discorso, gli andava bene a questa ragazza. Lei capì come così, capito, Mario le disse così. Che ho capito così. E lei cosa gli disse a Mario? La ragazza? No, lei Lotti a Mario che gli diceva che aveva dato noia a questa ragazza. No, perché gli era... Disse... Ed era un po' arrabbiato perché gli aveva fatto il discorso che non gli andava bene. Cioè lui aveva, l'aveva importunata, voleva fare qualcosa con questa donna, quel che ha capito lei? Ma che ho capito io, sì. Ma questa era giovane, lei l'ha vista, rispetto a Mario. Però se l'Annibale sta donna mi fa vedere. Ho capito, vedere, allora, la donna che scese dalla macchina era una donna giovane? Ma non sono mai andato vicino a vedere. Le sembrò una donna giovane? A voi pareva giovane, pareva giovane. Ho capito. Poi, credo... Senta ancora una cosa, e lei poi sa se nei giorni successivi o in giorni diversi il Vanni e il Pacciani erano tornati da soli lì a Vicchio in quel posto? Questo... L'ha capito? Gli ha fatto qualche discorso il Vanni o uno dei due in tal senso che c'erano andati insieme? Non mi ricordo, a me non so sicuro di dire... Al di là di essere sicuro se è un fatto vero o meno, gli hanno raccontato così? Ma a dire la verità io, a me non mi hanno detto se c'è andato o no. Lei ha avuto l'impressione che ci fossero andati? L'impressione le ho un conto, come fa a dirlo? La certezza non ce l'ha. Ma da cosa lei ha detto nelle dichiarazioni rese il 4/3/96? Dice, sulla circostanza, dunque, Pacciani e Vanni si recarono effettivamente in tale luogo prima dell'omicidio. In effetti Vanni ammise di essere stato a Vicchio con Pietro Pacciani e di aver mangiato con lui nel locale denominato Casa del Prosciutto che si trova nelle vicinanze della piazzola. Ricorda un discorso simile o è un'impressione? Beh, non mi ricordo, mi fa un'impressione mia. Non ne è sicuro? No, quindi... non sono sicuro di dire preciso. Non è sicuro. Importante è questo. Senta ancora una cosa, poi quando la sera dell'omicidio cosa avvenne? Quando poi avvenne l'omicidio nei modi che a lei ha descritto, si ricorda da dove partiste, chi partiste, a che ore, come eravate? No, si partì da San Casciano, la strada non è che di notte si tanto pratica, insomma. Lei passò da Firenze, passaste da... Firenze, poi il girone mi ricordo bene. La prima volta no, poi da quando uno... Sieve, questi il girone... Ma può darsi sia passato di certo. Ho capito. Di notte... andò avanti Pacciani e lei dietro o andò avanti lei? No, andarono avanti loro. Come mai anche quella sera, lei l'ha già detto, a parte lo dice ora nel incidente probatorio, andaste con due macchine? Dobbiamo andare con la mia, perché quando era il momento di andare via venivo via a me. Le dissero anche quella sera che sareste andate a fare un lavoretto e ammazzare quei due della panda? Le dissero così? Sì. Glielo dissero prima di partire? Glielo dissero qualche giorno prima o glielo dissero la sera stessa? No, la sera stessa no, quello il giorno innanzi, qualche giorno innanzi. Qualche giorno prima le dissero di tenersi pronto. Ma a quel punto lì ero per di mezzo schifo, gli toccò andare per forza. Gli toccò andare? No, me lo stringevo ad andare, insomma, così come la spera. Senta, lei ha raccontato le modalità di questo omicidio, le ha raccontate con molti particolari durante il corso dell'incidente probatorio. Io le chiedo, lei ricorda, lei ha detto chi tagliò e che
lì ha spiegato con molti particolari. Io le chiedo, ricorda se il Vanni indossò qualcosa? Ma quella sera mi pare non avessi la spolverina. La sera dell'omicidio di Vicchio, lei ricorda se aveva lo spolverino? Io le contesto che lei dice che nella circostanza in ordine al delitto dell'84 il Vanni tirò fuori dalla macchina del Pacciani uno spolverino di quelli che si mettono gli operai per non sporcarsi e durante il viaggio non aveva addosso. Era armato di un coltello che mi sembrò tipo da cucina, abbastanza lungo, con la lama piuttosto larga, ma a punta fine nella parte finale. Lei si confonde se era quella sera o se era in un altro episodio lo spolverino o ha detto cose che non ricorda? Ma in altre cose l'aveva scelto, ma quel giorno non sono sicuro se l'aveva. Le volte in cui l'aveva, quale sarebbe, secondo il suo ricordo? Perché? Sì, in altre due ricordi. In quale episodio le aveva? Perché al PM lei ha riferito... No. È contestazione. No. In quali altre occasioni aveva spolverino? Scusi, avvocato, io sto contestando che ha detto che ce l'aveva nell'84. Ogni volta c'è la situazione, dottore, lei che viene questo modo. Non è possibile farlo così. Lei ha fatto così per tutta la durata dell'istruttoria. Lei ha fatto così in sede di indagini preliminari. Ve lo dimostrerò. Lei ha fatto così in sede di incidente probatorio. Avvocato, nessuno poteva sapere che aveva lo spolverino. Per cortesia. Avvocato, ma come faceva a sapere che aveva lo spolverino? Avvocato, per cortesia. Basta un po' di intelligenza. Come faceva a saperlo? No? Che dice? Cosa può sapere uno? Ha fatto così nel corso delle indagini. Ma cosa sta dicendo? Lei ha fatto come così. Può sapere che aveva lo spolverino? In questo modo, suggerendo le risposte a questa cosa vuole nel corso di tutte le indagini preliminari, e io glielo dimostrerò punto per punto. Benissimo, lei ha fatto così anche in sede di incidente probatorio, lei qui non lo può continuare a fare. Ma io perché non la questione di dignità mia prima di tutto e di questi giudici. Avvocato, questo signore ha detto che a Vicchio Vanni non aveva indossato lo spolverino, così ha detto. E lei gli fa la contestazione. Avvocato, ma non cerca per cortesia, di farglielo dire a tutti i costi che lo spolverino ce l'aveva. Avvocato, non capisco perché si arrabbi. No, come no, ma scherza. Io non mi arrabbio, pubblico ministero. Sì, lei si arrabbia. Non mi arrabbio. Per cortesia, ora mi arrabbio io. Orvia. Ecco. Perché non si può fare così. Allora, un pochettino io capisco la tensione. Ma qualcosa faccio anche lei. Il Lotti ha detto, poc'anzi ha detto, che quella sera non si ricorda se aveva lo spolverino. Anzi l'ha escluso. Ha detto che non ce l'aveva. Benissimo. Non che non si ricorda, ha detto che non ce l'aveva. E non l'ho detto ora io. Oh, ma santo cielo. Allora si vede, ho sentito male. La registrata ha detto anzi l'ha escluso, ha detto. Allora, perfetto. Poi parlo forte, perché ho la voce grossa. Potente anche senza microfono. Allora, quella sera non c'aveva lo spolverino, bene? Ma questo ha detto ora lei. Non sono sicuro se l'aveva o no. L'ha detto altre volte, aveva lo spolverino. In quale altre volte l'aveva? L'85. Ma l'85 e deve venire ancora l'85, siamo all'84. Sì, lo so. Allora, Presidente, se lui l'ha visto una volta e ci dice... Va bene, l'aveva l'85. Sì, ma è 84, non so sicuro se l'aveva o no. Questo non so. Vicchio, non l'aveva lo spolverino. No, non so sicuro. Allora gli sembra l'85. Presidente, sì. Sta dicendo non sono sicuro. Onestamente è un imputato che racconta queste cose con... Sì, non mi arrabbierei di più. Mi scusi, Presidente, non so esprimere io. No, io mi arrabbio quando si vuole trascinare il processo. No, siamo qui per accertare la verità. Il Ministero ha prodotto quel verbale in cui Lotti dice di aver visto Vanni indossare lo spolverino, non solo, ma di averglielo visto poi rimettere dentro la macchina. Vabbè. Quindi capisce, se l'ha detto nessuno glielo può aver inventato, perché nessuno conosce. Vabbè, ne faremo discussione, avvocato. Produca quel verbale, faccia la contestazione e produca quel verbale. No, lo produrrà certamente, lo produrrà. Presidente, onde evitare circa le produzioni, io ho confezionato un fascicolo in cui ho messo tutti i verbali che sto usando per le contestazioni e sicuramente l'avvocato ne ha copia, però ne ho fatti due, uno per la corte e uno per gli avvocati che lo vogliono, quindi l'incitamento a produrli, ma mi sembra una inutile polemica. Questa è la cosa per lei, ma mia così. Non le ho ancora prodotti, avvocato. Va bene, allora, pubblico ministero, le sono grato. Bene, così evitiamo produzioni che ho interesse a farle. Va bene. Bene.
Possiamo continuare, su. Sì, Presidente. Io le chiedo 5 minuti 5 di interruzione, così mi sembra. Va bene, dobbiamo 10 minuti, 4 minuti. Bene, grazie. Beva, beva. Iva all'omicidio dell'85 e vorrei, anzi chiedo a Lotti di spiegare ciò che vide e come andarono le cose. Ha già spiegato nell'incidente probatorio di come vide il Pacciani che aggrediva il ragazzo francese, siamo al delitto degli scopeti, dopo che questi uscì dalla tenda, io gli chiedo di spiegare, come lo ricorda lei, come questo ragazzo francese, esattamente la dinamica di cosa vide lei, a che distanza si trovava, di come fu aggredito e come venne a morte, se lei l'ha visto, il ragazzo francese, come fu colpito, da che parte? Ora gli era colpito prima di sortire dalla tenda. L'aveva colpito con la... Lei ha detto aveva sparato. Sì, gli hanno sparato un nazi. Sì, poi sì, io voglio sapere dopo che uscì, dopo che uscì dalla tenda. Era vicino al bosco, l'ho preso qui per la gola, per qui, e poi vedi che aveva un coltello e cosa va davanti a me. Aveva un coltello. Intravisto un coltello. E lo colpì col coltello. Sì, diverso. Lo colpì al petto o al... Lei, no, da... qui davanti. Davanti. Lei questa scena da dove la vide? A che distanza si trovava? Io ero un po', insomma, non tanto, 4-5 metri. Lei era dietro loro? No, no, ero da una parte verso i cespugli. Verso i cespugli? Dei cespugli, invece il bosco. Ora poi abbiamo una cartina, gliela mostriamo. Pregherei, Presidente, che si desse atto che l'imputato, nel dire dove è stato colpito il giovane, ha fatto un gesto indicando il proprio petto, vero? Sì, qui davanti, lei davanti alla... Sì, davanti. Io chiedo... Prendendo così, l'ho preso per così. Al petto. Sì o no? Sì, sì, sì. Vide se lo colpì anche al collo? O lei era in una posizione in cui... Anzi... Cominciamo. Lei vide dal davanti o vide dal di dietro questa scena? No. Lei era dietro loro o davanti loro? No, io ero da una parte in di dietro. Di dietro. Quindi loro lei vedeva le spalle di queste persone? Sì. Oh, è giusto. Vedevo le spalle di tutte e due. Beh, e vide... Quello andate andato dietro, scusi dottore, quello andate andato dietro, vicino al bosco, c'è il bosco, ho visto quando lo colpiva. Lo colpiva sul davanti. Ma l'ha preso qui alla gola, preciso, non ho visto proprio bene se... Perché lei era alle spalle di loro, è questo che voglio dire. E allora potevo vedere per bene come lo colpiva. Oh, perfetto, ho capito. Io le chiedo, è sicuro di questo? Perché lei nell'incidente probatorio a mie domande dice no, il coltello non l'ho visto. È sicuro di aver visto un coltello o no? Ma aveva visto una specie di ama qui alla gola. Un'arma, lei dice, un'arma bianca. Specie di? Come un coltello. Come un coltello. Lei lo vide bene questo coltello o non l'ha visto? No, ma della mano così faceva così, che si vede, anche se sono distante si vede bene, insomma. Ho capito. Anche se sono due di dietro, così davanti, uno di dietro. Fa voce. Voce. Come? Ah, sì. Lei... Lei Lotti era, ha detto, a qualche metro e loro erano di spalle verso il bosco, ma lei era quindi in direzione dalla parte della tenda? No. O verso lo stradello? Dalla parte, qui c'è la macchina sua. Sì. Qua c'è la tenda, io ero un po' in più dietro della macchina, non tanto. Ho capito. Mettiamo tutti i metri della macchina, il massimo. E quindi loro erano... dalla parte opposta, e quindi mentre il ragazzo scappava il Pacciani gli andava dietro e lei ha visto questa scena dal dietro. Ho visto questa scena, sì. Ho capito. Io, Presidente, a dire la verità, era l'unico chiarimento che intendevo. Il coltello ce l'aveva con la mano sinistra o con la mano destra? Questa parte qui. Cioè, la mano sarebbe la sinistra questa parte. Non so, cosa ha visto lei? No, io ho visto la parte questa qui.
Prova a sinistra. Sì. Dopo che fu colpito con questo coltello, il ragazzo cadde a terra o scappò ancora? Se lei l'ha visto. Io non l'ho visto più, se chiede cadde giù. Il principio del bosco lì. Lei dopo questa scena cosa ha fatto? Poi mi ha visto Pietro, dice, mi ha fatto il discorso, dice, te che fai qui? Va alla strada. Come devi andare alla strada? Va bene, andiamo alla strada. Perché le disse di andare? Per non va, se passa delle macchine che non si fermino proprio in quel punto lì. Ho capito. Presidente, io allo Stato non ho altre domande, mi sembra che i chiarimenti che volevo chiedere li ho chiesti tutti e se sarà necessario poi dopo il controesame delle parti civili. Bene, le parti civili. Signor Lotti, sono l'avvocato Colau. Sì. Di parte civile. Per cortesia, per non avere che vale tutti, siccome è una persona che non è che ha una grande istruzione, eccetera, facciamo le domande semplici, possibilmente nel linguaggio più aderente alla sua che sì, modo di preso. Preciso sulle ossa. Va bene. Mi faccio delle domande che ce la può rispondere. Va bene, Presidente, ma la no, nell'interesse di tutti, Senta Lotti, scusi, sì. Lei. Il suo medico, il medico che la cura, come lo chiama? Il mio medico. Medico o dottore? Le faccio una domanda. Come lo chiama? Ma medico ora o prima? Se lei va a curarsi da un medico, sì. Come lo chiama? Medico o dottore? E come lo chiamo da dottore? Lo chiamo dottore, bene. Allora, quando lei si riferiva a quel dottore che era presente nella piazzola degli Scopeti e poi... Ma quale dottore della piazzola degli Scopeti? Bravo. Ma scusi, avvocato, non so, scemo a dire queste, perché scusi, se no... No, non ho detto questo al testo. Non ha detto, no, ho capito bene, perché non so scemo a... Va bene, va bene, va bene, va bene. Allora. Bravo. Io ho detto scemo a... Aspetta. San Casciano... No, ma mi fa piacere che lei... No, ma mi scusi un momento, se no... Mi fa piacere. Se no capisco meglio. No, mi scusi, Presidente, però se no non ci si capisce... Vabbè, lei non ha mai detto che del dottore... Va bene. Ha ragione. Lui mi dice questa macchina qui, lui mi dice la macchina di Scopeti, la macchina di Scopeti è una cosa, il dottore è un'altra. Bene. No. Benissimo. Allora, il dottore che nella piazza di San Casciano, non c'è San Casciano, San Casciano Val di Pesa. Val di Pesa, precisamente, nel piazzone. Avvicinò si avvicinò al bagno. Ferma questa macchina. E c'era una persona lì e si fermò con la macchina. Sì. Per chiedere a uno di noi di andare da Pietro a Mercatale. E ha detto il Vanni. E gli disse che questa persona doveva andare a Mercatale a prendere della roba della donna, il seno, il coso sotto, la vaccina, come si chiama, come lo può chiamare. Questa persona era il dottore, quel dottore che lei ha detto? E ho detto un dottore, io non so né il nome né il cognome. A me l'ha detto lui, mi ha detto mai e basta. Non sì, so. D'accordo, gliel'ha detto Mario Vanni? Sì. Il dottore. Beh. Io posso mi indovinare le cose, se allora, me ne dicano. Il dottore è andato da Pacciani a prendere queste parti della donna. Della parte della donna, sì. Pacciani gliele aveva preparate? Questo come fa a saperlo io? Glielo domando, se no, lei lo questo sa. Come fa a dirlo io? Se ci è andato, non lo so, sarà preparato o no, questo non lo so. Io tutte le cose ne posso sapere che va. Sento una cosa ancora. E lei non sapeva se Pacciani queste parti per consegnarle al dottore le metteva a seccare? Come fa a dirle queste cose? Glielo domando, se lei non lo sa. Se le seccavo o no, questo mi fa a dirlo io. Lei risponde a quello che sì, sa. Sì, va bene. E quel pezzettino di seno che fu mandato alla Manuela, se lo ricorda? Sto passando al pezzettino di seno nel barattolino. No, io ho visto
il rinvolto di una lettera così e così e basta. Però non ho visto nemmeno che c'era dentro. Sì. E ho visto l'indirizzo, Firenze e coso, e vi, e basta. Però ma in questo barattolino... Non ho avuto la cosa di guardare che c'era dentro. Ma cosa c'era in questo barattolino? Che, cioè, c'era le parti della donna basse o la parte del seno? Cosa? Io non ho guardato perché era sulla tavola e avevo ben preparato la lettera, sicché come fa a sapere che c'era? Vuoi a guardare che c'era? So. E al dottore non gli interessava quest'altra parte della donna? Ma il dottore se ci è andato là, se gli ha dato queste robe, e come fa a sapere? Non c'era mia io. So. Senti, la Bartalesi, se la ricorda, no, lei la Bartalesi? E perché non me la devo ricordare? Bene. No, non so. La Bartalesi andavate fuori a cena. Ci sono andata a cena, alle pizzerie, nelle persone dove c'era la festa, c'è stata la festa dell'unità. E la Bartalesi ci ha detto che lei aveva molti soldini. Io? No. Questo non è vero. Io campavo giorno per giorno, perché ce l'ho avuto la macchina. Quella e l'ho pagata su, non è che avevo soldi per comprarmi una macchina. Il Vanni pagava quando andavate a cena. Chi pagava? Lei o il Vanni quando andavate a cena? Di qualche volta pagavo io, qualche volta lui. Ma alla Bartalesi gli fu fatto un prestito di 5 milioni dal Bani. Io che ne so io? No, sono mia nuda. Ma lo pensavo lo sapessi. Che fa la nipote Omar, io non me ne interesso nemmeno. Io avevo i soldi che lavoravo durante il mese. Tante volte non ci arrivavo nemmeno a pagare la luce da Fabrizio dove stavo in Fattegna. Ci sono stato questi parecchi anni, ora è piaciuto 6-7 anni. Di questi soldi che il dottore dava a Facciani per avere le parti della donna, gliele dava a Vanni un po' di soldi o no? Questo non so niente. Questo. Che facevano loro non so io. Per ricompensare anche voi, no? No, andavate io, anche voi lì. Io mai avuto niente a nessuno. Io ho lavorato giorno per giorno per mantenermi per me la macchina. Eppure lei sa che la Bartalesi ha detto che lei aveva il portafoglio con molti fogli da 100.000 e da 50.000 dentro e spendeva di qua e di là. Secondo il mese che ho riscosso il mese andava a mangiare fuori, questo non è mio diritto, andava a mangiare fuori. Ma andavo spesso a mangiare fuori io. Alla trattoria d'Annella. Loro lo sanno, mi conosco da 25 anni anche più. Io ho 57, si credeva, non lo sa. Senta, scusi, passiamo a una telefonata che fu intercettata, quella con la famosa Nicoletti, quella fra Nicoletti Filippa e Lotti Giancarlo. Sì, lo so, lo so. C'è a un certo punto che è una telefonata lunga, ora io le leggo da un certo punto in qua. Ma da te a Faltignano c'è stato Mario o no? Dice Giancarlo, se ne ricorda? Sì. E la Filippa Nicoletti dice no. E Giancarlo dice, oh, io non ti dico altro. E la Filippa dice, io non l'ho mai visto questa persona. E Giancarlo. Ma lo dice lei, la Filippa? Sì. E Giancarlo dice. Ma non si deve fare la trascrizione. No, ma mi scusi, c'è un punto, Presidente, non è che sto andando avanti così. Ma non si deve fare la trascrizione della trascrizione. Ma scusi, lei dice la telefonata, voglio dice dire, di voglio dire, mi scusi. E continuando nel discorso, certo io facevo, perché se rifacevo delle domande sparse, allora dice non c'è il contesto.
quindi fatto per arrivare ad un risultato. È una paginetta, arriviamo presto. Una volta che voleva venire, dice la Filippa, ma poi non è mai venuto, e Giancarlo disse, poi disse che doveva venire con la Vespa e mi disse a me, anderò con la Vespa io, boh, non lo so se c'è. E la Filippa, no, se c'è andato, non l'ha mai vista quella persona. Prego, no, dica, scusi. Che vuol dire? Ma faccia la domanda, avvocato. Non dire, la domanda è questa, viene dopo, perché dice... E allora faccia subito. Devo dire, dice Giancarlo, sto parlando anche alla Fiorentina, così lui mi capisce meglio, no? Ma lei mi dice... E Filippa Nicoletti dice, prego, dica. Scusi, Presidente, lui mi dice della telefonata e poi dice di Fattignano. Quello che c'è... No, ma la telefonata abbiamo conto, e cosa di un altro, non lo so. Ma cosa vuol sapere da questo? In questa telefonata a un certo punto lei dice, io ho visto Giovanni, dice la Filippa, e Giancarlo dice, sì, lo chiamavano Albero Bello. Ora io le domando, chi è Albero Bello? E Giovanni chi è? Giovanni di un ragazzo che andava a questa Filippa. E un giorno mi disse, guarda, era ad agosto, che era un ferie, mi disse, l'accompagni te a casa. E l'accompagnai. E di lì, ci siamo presentati, insomma, il tempo era solo a casa lì. Infatti, poi c'è un altro nome qua. Io voglio sapere se dicendo questi nomi possa venire fuori il nome del dottore. Ma che c'è il nome il dottore... di un certo Mauro. Scusi, abbia pazienza. No, scusi, che c'entra il dottore a Fattignano? Ma lei lo sa come si chiama il dottore? No, non lo so. E lo riconoscerebbe? No. Ma era medico in che zona? Come può saperlo di queste ore? Io lo domando se lei lo sa. No, non lo so io. Se dico una cosa non la so, perché devo dire una cosa e poi non no. Senta una cosa, allora. Il Roberto Venturini di Scandicci, che viene rammentato in questa comunicazione, se lo ricorda lei? Era socio di Salvatore Indovino. Era socio di Salvatore Indovino. Era socio di Salvatore Indovino, ha detto. Okay. Questo Roberto Scandicci, o di Prato, preciso. E ce n'andava spesso, come fa a ricordare tutti i nomi? Lei si ricorda di aver scritto una lettera consegnata al dottor Vinci, che poi la consegnò al PM, questa lettera qui, scritta di stampatello suo. Lei si ricorda di aver scritto una lettera? Io sì, sono... Come fa a scrivere le lettere? La faccio vedere questa lettera, via, ragazzo, no? L'ho fatta appena una volta, e non mi piace di scrivere. Non è che abbia studiato... Ma non si credo, se no non capisce. Ma che lettera è? Lettera, se la ricorda. Quando era scritta questa? L'ha scritta lei, questa qui è scrittura sua. Ci faccia vedere con le tre. Presidente, quella lettera io ho chiesto che venisse periziata, non so se si ricorda. Non so mica. Lei comincia, sono venuti a... Ma lei, intanto vediamo se dica se quella è la lettera sua o non sua, se no dice lei comincia. Questi che domande sono un po'. Sto cercando di... Allora. Aiutare. Sì, questa l'ho scritta io, di cosa mia. L'ha scritta? Ma l'ho scritta ultimamente ora. L'ha scritta, infatti. Sì. Come dice lei, non ai tempi degli omicidi 15-11 del 96 l'ha scritta. Ma ho visto come scrivo io. Non è che sia uno che abbia studiato molto. E infatti ho dovuto penare molto di scrivere. Per capire. Bravissimo, avvocato, tanto... abbiamo atto, che cos'è questa lettera? È prodotta negli atti del PM, no, quelli di Sassi. Me la faccia vedere per cortesia. Andiamo, se no. Poi viene la trascrizione, ha prodotto una lettera e sa che lettera è. Andiamo. È il famoso.
No, di quello mi ricordavo di tante parole, allora l'ho scritto così. Sono venuti a casa di Luciano ieri. No, ora ho capito il discorso, mi faceva che l'avvocato Colamo ha mostrato al notato una lettera quasi tutta a stampatello, no, con degli omissis in fotocopia. No, a dire la verità, scrivendo male non mi riesce perché non è che abito. La prima pagina porta il numero 1696 a tampone del, non so, la numerazione del fascicolo che è tratto, va bene? Lo prenda, avvocato, prenda. Lei conclude questa lettera, glielo leggo come la conclude, dice: Mario e Pietro, fate cose mostruose, ma io non le avrei fatte, ma voi le fate, e per le famiglie di questi omicidi non vi importa. Non avete rimorsi, a me fate schifo. Avvocato, domanda, per cortesia, domanda. E questa è la domanda. Fate schifo e bestie come voi, Mario e Pacciani, le farei sparire per sempre dalla circolazione. Conferma di avere lei scritto questa... Non ho scritto di mano mia. Eh? L'ha scritta di mano sua? Sì. Bene, con questa espressione. Grazie, non ho altro... Senta, a chi l'ha indirizzata quella lettera? Eh? A chi l'ha mandata? No, io non ho mandato a nessuno, l'ho scritto. A chi l'ha mandata? Ho scritto così per ricordarmi preciso delle cose. Cioè, ha scritto, è un appunto suo? Sì. Un appunto l'ha consegnato. No, ha parlato una lettera, scusi avvocato, la lettera si spedisce, non si tiene nel cassetto per avere le sabbia. Presidente, che era lui. No, ma quella io non l'ho. Allora, lei è uno scritto che teneva per sé. L'ha scritto, sì. Lo teneva per sé. Sì, per ricordarmi per ricordare quelle cose che doveva dire, così. Sì. Sì o no? Sì, sì, sì. Oh. Ma scusi, posso fare e io? E poi a chi l'ha consegnata? No, io non l'ho consegnata a nessuno. Gliel'hanno sequestrata la polizia? Sì. Vabbè, io queste cose non le so, se non le dite, ragazzi, come si fa? Io non la so. Signor Lotti, senta, questo è stato un suo sfogo? Sì. Si è sfogato con questa lettera? Sì. Sono sfogato. Sulla lettera. Si è liberato? Sì. Grazie, non ho altre domande. Bene. Allora, altri? Fatti civili? Avvocato vuole andare? Adesso, Presidente, magari si può andare a domattina, no? Si va anche a domattina, sì, come no? No, nel senso che anche di fare l'esame. Come? Stasera fino a che ora durerà questo tempo? Ma stasera io pensavo fino alle 7. Ma io e poi, dopo anche per una ragione, perché l'avvocato Bettini mi ha preannunciato che domani mattina ha un processo urgente in pretura che farà per primo, che prima delle 10:30 luce non può essere in aula. E questo mi ha già avvertito, e lì poi rinnoverà l'istanza dopo. Ma potrebbe fare l'esame l'avvocato Bertini, no? Faccio l'esame io adesso. Ma lui, no, lui è il difensore del Lotti. Ah, sì, sì, è il difensore del Lotti. Bene. Prego l'avvocato Curandai. Posso andare io? No. L'avvocato Curandai, do la parola all'avvocato Curandai per l'esame dell'Otti. Perché, scusi, Presidente, io ti molto a sedere, sa che ho la schiena. Allora, vuoi che sospenda un po'? Ma starci di molto è un respiro per me, nella fiato. Cioè, ho avuto delle cose della spina, si chiede. Vuole che sospendiamo un quarto d'ora così sta le piedi? Così, va bene. Sospendiamo non un quarto è che d'ora. Lo faccio apposta. Presidente, che sia un quarto d'ora però. No, un quarto d'ora. Un quarto d'ora. No, c'ho questo. Sono le 5:30. No, sono le 5:35, un quarto d'ora. In tal senso l'ha fatta anche un codifensore, perché sono più imputati. Quindi un altro avvocato, il mio avvocato Benucci, deve andare a Milano, quindi ha fatto un'istanza, vado alla mia. E a quanto mi risulta, questa garantinia ha colto l'istanza, non ci fa il processo per primo. Bene, allora le dica pure, lo stiamo aspettare lei. Comunque, le Benucci è un processo un po' complicato, quindi forse un po' di tempo va via, un paio d'ore. Io credo che, insomma, 10:30 va bene. Bene.
Lei parla per prima, poi lascia un sostituto per sentire la sentenza, gli altri, va bene? Benissimo. Allora si rinvia domani 28 ore 10:30. 10:30, va bene? Se ci potevo stare, ma... No, no, è tanto, va bene? Allora mi raccomando, domani in fondo.